ed è stato istituito formalmente da Monsignor Pietro Maria Carnelli il 1 novembre 2016, con l'intento di onorare di nobile semplicità le principali celebrazioni liturgiche della nostra Chiesa di Prato. La sua configurazione attuale conta la partecipazione di circa 60 coristi non professionisti provenienti da diverse realtà ecclesiali del territorio diocesano e la collaborazione con alcuni musicisti, tra i quali i maestri Giuseppe Curcarella, Giuseppe Maiorana e Carmen Pellegrino. Oltre all'animazione liturgica, il coro diocesano si è impegnato in questi anni in alcune attività concertistiche e culturali. Le varie attività svolte racchiudono la missione del coro: esprimere nella musica e nel canto la gioia e la bellezza della fede e della comunione ecclesiale. Il concerto meditazione di questa sera sarà preceduto da alcuni brani strumentali proposti dai maestri Camillo Di Liberti e Maria Trombino ai violini, Federico Careta alla viola e Francesca Puntarò al violoncello.
Oggi è nato nella città
città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Niente di meraviglioso, niente di straordinario, niente di magnifico viene dato come segno ai pastori. Essi videro soltanto un bambino avvolto in fasce che, come tutti i bambini, ha bisogno delle cure materne. Un bambino che è nato in una stalla e perciò giace non in una culla ma in una mangiatoia. Il segno di Dio è il bambino nel suo bisogno di aiuto e nella sua povertà. Soltanto col cuore i pastori potranno vedere che in questo bambino è diventata realtà la promessa del profeta Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità. Questa sera, seguendo la narrazione del Vangelo di Luca, desideriamo anche noi fare la stessa esperienza di quanti si sono immersi nel mistero della nascita del Redentore. I brani che il coro Virgo delle Patensis proporrà, infatti, sono intimamente intrecciati con il Vangelo e ci aiuteranno a incamminarci con il cuore per vedere anche noi il bambino che giace nella mangiatoia. Vi invitiamo a partecipare al progetto meditazione di questa sera con raccoglimento interiore e dando voce al silenzio che fasciama la terra quando il Verbo di Dio si è fatto carne. Eventuali applausi, pertanto, si potranno fare alla fine del nostro viaggio spirituale, dalla casa della Vergine alla grotta di Betlemme. Della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio
lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco l'uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colui che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: thank you.
Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Intanto, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano riservavano in cuor loro: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Thank you.
Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore,
che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano.
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
ci avete riempito il cuore, ci avete dato un compito, perché questo è un imperativo, cantate, no? Siamo tutti chiamati a questo compito nel nuovo anno, cantare al Signore un cantico nuovo, e facciamo parte di questa grande terra, di tutta la terra, un canto ecumenico che abbraccia tutti. E vorrei dirvi grazie, grazie perché avete visto, noi abbiamo superato anche il freddo, siamo entrati che avevamo la preoccupazione, cioè queste cose ci permettono di superare le difficoltà esterne, ma anche di superare, vedete, il passaggio da una generazione all'altra. Pensavo come la qualità dei testi, delle musiche, di tutto quello che ci avete proposto, dei testi biblici, hanno raggiunto la nostra generazione e attraverso di noi andranno ben oltre. Noi siamo certi e il cantico è nuovo perché lui è nato in mezzo a noi. Se all'inizio nella Bibbia era un cantare Dio creatore, da quella notte è diventato un cantare Dio redentore. Il soffio dello Spirito continuerà a rendere belle le vostre voci, a rendere belle, bisogna dire, le corde, ma anche, come si dice, pizzicare le corde, e a rendere bello, vedete, il nostro cammino di chiesa, perché davvero davanti a voi c'è un coro, ognuno ha saputo tenere fede alla propria nota, è venuto fuori questa bellezza questa sera, ma ciascuno di noi, in forza del battesimo, in forza proprio del dono, del talento che abbiamo ricevuto, siamo indispensabili per cantare questo canto nuovo nella nostra terra. E allora con questi sentimenti ci auguriamo ancora una volta un buon anno e al prossimo concerto di questa Virgo del Vanensis. Grazie. È stata proprio una geniale idea, devo ringraziare l'ufficio liturgico con il nostro carissimo che ha messo davvero nel vostro cuore l'idea che potevamo proporre un annuncio bello della nascita del Signore. Grazie davvero a tutti voi, grazie a te. Thank you.